Forse abbiamo trovato una sosta da dove calarci. Però ci sta venendo un po' di ansia perché ci caliamo e poi se non riusciamo a tornare su, rimaniamo giù nel canyon per sempre. Sono cazzi. Amarissimi, sì. Vabbè. Ah, ti stai calando non so dove nel vuoto. Ho appena fatto una calata di quelle che... Vedete? Questa è la corda che è rimasta. La sosta è qua. Io sono arrivata esattamente alla fine della corda. Questo qua deve essere il mio record nuovo. Comunque, ci stiamo ancora calando. Però è molto molto figo questo posto. Mi piace un sacco. Proprio bello. E meno male che è figo perché non so se riusciremo mai a risalire da qua. Quindi potrebbe essere che vivremo qua per sempre. Vedremo un po'. Allora, mentre guardiamo la faccia di Emma che sta trattenendo la disperazione, allora è successo che abbiamo provato a fare questo tiro qua. Doveva essere un 4C all'inizio, minchia bello, facile, poi la spettatura diventa lontana, troppo lontana, i passaggi diventano troppo per essere un 4C e ci blocchiamo e quindi siamo tornati giù e siamo bloccati. Dovrebbe essere la via giusta, ma non lo sappiamo, non sappiamo dove spostarci. Avevo chiamato il campeggio qua sopra per chiedere aiuto. Adesso lo faccio con te quello che tu hai fatto con me. Cosa? È una bellissima giornata. È una bellissima giornata, è un bellissimo posto. Sì, sì, ti sento bene. No. Allora. Sta venendo a salvarci un signore del campeggio. Il signor Guido. Mi sento molto a disagio. Abbastanza. Mai più vie dove non ci si può calare se non si riesce più a salire. Guido, aiutami, ti prego. Tutto ciò vi invito che cazzo sono. Ah, eccone uno, è il primo che vedo all'inizio del tiro. Va bene. Vivi! E siamo sulla strada soprattutto. Bellissimi capelli. Oh, grande Guido. Ci ha salvato. Se no saremmo stati ancora qua sotto, dove c'è l'acqua. Solo quanti? 7 tiri di sofferenza. Sì, andiamo a bere una birra.